Ragazzi, ho scoperto una cosa molto importante per la stagione della Juventus. Però devo iniziare a capire questa cosa, perché ho scoperto una cosa incredibile. E quindi io sono fiero delle parole che ha detto Allegri della Virginia in conferenza stampa di questo Juventus e Sampdoria per domani sera. Quindi noi ci mandiamo per domani alle 22:30 per il post partita. Quindi ci mandiamo a quell'orario lì. Quindi mi raccomando. Allora, prima di iniziare con questo video, dove approfondiamo questa cosa anche nel campo, perché bisogna fare i punti e andare a risalire facendo un passettino alla volta, quello che ha detto in conferenza quest'oggi. Però il punto è che se iniziamo domani possiamo allungare. E quindi se vinciamo andiamo secondi in classifica dopo della sentenza. E questo non lo dico io, perché non dice Allegri questa cosa. Quindi interessa fare i punti sul campo e bisogna anche cercare i 3 punti in palio in classifica per quanto riguarda la stagione della Juventus e per la classifica. Ok? Quindi questo è tutto. Però, prima di analizzare, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Quindi, noi ci vediamo domani sera per il post di Juve e Samp. Quindi, mi raccomando, perché è importante. E soprattutto supportateci anche con un like a questo contenuto. Quindi noi gli diamo l'appuntamento per domani e nessuno ce lo dimentica, perché questo è un atto di fatto, perché possiamo anche analizzare queste cose, perché stamattina non me l'ho fatto il video, però lo faccio oggi pomeriggio. Quindi solo questo e basta. E commentate qua sotto in descrizione. Quindi c'è tutto. Iscrivetevi perché è importante che sto a 154, però dobbiamo arrivare a 200 iscritti. Forza ragazzi e forza con l'iscrizione. Quando ammontate questa iscrizione? Cramatine! Dai ragazzi, su, l'obiettivo principale è 200 iscritti. Forza! Allora, che Anerchi ha detto così in conferenza, però non ribadisce ancora. Quindi noi faremo la partita e più ci attaccano, perché ha detto anche che dobbiamo soffrire insieme con la squadra. Bisogna cercare di vincere, perché medio piccole squadre che hanno sempre battuto le grandi come l'Inter, e poi noi approfondiamo di questa cosa e ne approfittiamo. Quindi bisogna cercare anche la vittoria contro la Samp e mantenere tra le prime 4 posizioni. Quindi solo questo e basta. E questo è tutto. Argomento principale nel video. Quindi ho approfondito di questa cosa
E adesso approfondiamo fuori dal campo. Quindi per quanto riguarda fuori, noi abbiamo bisogno di vincere e portare a casa la vittoria. Quindi bisogna cercare di vincere e portando a più 3 su Inter. Quindi se vinciamo questa ci toccano la penalizzazione e arriviamo secondi in classifica. Quindi questo è tutto. Poi vi dico che cosa ne penso anche sulla situazione. Perché abbiamo avuto ricorso a TAR e che ci hanno dato ragione, però il motivo è un altro. Se Cravina ha bloccato la sentenza nel TAR della Lazio, però noi andiamo avanti. Più ne vinciamo le partite e più ne portiamo a casa. Quindi solo questo da commentare solo. Quindi questo è tutto, però devo dire le cose come stanno, anche in fuori del campo. Quindi approfondiamo di questa cosa. Allora, Cravina ha bloccato la sentenza contro della penalizzazione, però ci sono delle plusvalenze, però non fittizie. È vero che si fanno in due, però c'è un tipo di palla però. Ma quei merda che ne scrive la sopra, vedete che la carta Cobisot ce l'hanno restituita. Quindi abbassate un po' la cresta e vi bastoniamo un po'. Cari pezzenti, è morto do fem. Perché secondo me ha ragione. E la TAR della Lazio ci dà ragione e quest'oggi è arrivata una notizia bellissima e che ci fa esultare. Finalmente, ragazzi. Quindi il mio 15 sarà tolto. Però vi dico la mia situazione, perché sono molto indifferente per questo. E sono sicuro che questi faranno di tutto per mandarci di nuovo in Serie B. E non è vero. Perché noi siamo già passati nei 2 settimi posti in Serie B, cari pezzi di merda, che voi non siete altro. Me lo dico. Scusate il termine, però quando giovo, giovo. Abbiate pazienza. Se no come mi fai il punto? Cioè, io non posso dire queste parolacce qua, ma per niente proprio. Quindi, che cavolo muoite? Sembra da Juve. Cioè, una pura follia è questa. È una vostra pura follia. I Marichine, Cravin, i Plusvalenze, ma i bilanci. Amito Ruth e basta. Basta con queste cose, che non ce ne facciamo più. Basta. C'è Amito Ruth di pane, c'è Amito Ruth. Prima cosa. Seconda cosa. Io mi aggiorno tutto, però ricordatevi sempre che muoio. Siete immane nel calcio, me lo dico io, come non dice il mio Mentus, e ragione.
perché io non nomino sempre, però voglio sapere anche la mia posizione, anche nella vostra posizione quale. Quindi mettiamoli all'angolo e li bastoniamo a questi qua e abbassate un po' la cresta. Quindi questo è tutto. E chiudo così con questo video dicendo che la Juventus farà i conti perché la Juve si difende a spada tratta. Quindi questi sono i denti. Ma che ce la faccio? Quindi, questi sono i denti. E poi, sono meno i denti. Cara federazione, non siete muoio meno, non siamo noi, ok? E non fatemi un esame di coscienza nel cerimonetto, che non state bene con la testa. Quindi, solo questo e basta. Quindi, sempre fino alla fine, e forza Juve. E saremo tutto e contro tutti. Forza!